perché abbiamo l'ospite. L'ospite che io ho poi, tra l'altro, annunciato ampiamente nel corso della settimana, in modo particolare quest'oggi, nel mio profilo. Allora, questo ospite è un ospite che a noi è molto, molto caro, non solo perché ha vestito la maglia bianconera, ma perché con la maglia bianconera è stato uno degli eroi del 22 maggio del 96, tra l'altro l'anno che è nata questa trasmissione, che ha, ahimè, ahi noi, purtroppo tantissimi anni, è nata proprio il giorno dopo, il giorno 23 maggio. Ma questo giocatore, oltre che ha rappresentato veramente la juventinità, per me lo devo dire, io l'ho ricordato sempre con tanto affetto, perché è una persona che con me personalmente, devo dire, si è comportata sempre molto bene e io spero di essermi comportato sempre molto bene con lui. Bene, lo sapete tutti di chi sto parlando perché l'ho ampiamente annunciato. È Angelo Di Livio. Ciao, buonasera, ciao Angelino. Ciao Marco, buonasera, buonasera a tutti, buon anno a tutti, grazie dell'invito e sono accettato perché vuol dire che anch'io ho stima di te. E un saluto a Ma Isidoro, naturalmente. ciao, ciao Ciao, Angelo, ciao, ciao, ciao. buon anno ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Buon anno a tutti. Isidoro Niola è uno juventino doc, un avvocato penalista di Napoli, e quindi dove lui ovviamente a Napoli si vive un ambiente tutt'altro che confortevole con i colori bianco-neri. Allora, Angelo, siccome io ogni promessa è debito, intanto ti ringrazio. E mi prenoto solo un'altra volta quando finirà il campionato. Quindi ci rivedremo a maggio, se tu vorrai, per una Quando tu per tu. vuoi, sai come Grazie, grazie, fare, sai come fare. grazie, grazie. No, Angelo, è fantastico. Ho avuto tra l'altro il piacere di rivederlo in occasione di una serata che si è tenuta a Torino, una serata importante dove c'è stato il ritorno dei tanti big della Juventus. Allora, intanto cominciamo a dire che non è il solito complimento di rito che ti faccio perché avrebbe di molto fasullo. Cioè, nel senso, tu veramente sei rimasto tale e quale come eri prima, non sei cambiato per niente. Ma che te fai? Te metti delle creme particolari? Che fai, insomma? Cioè, No, sei rimasto no, no, è l'apparenza inganna a volte, Marco. Diciamo che mi alleno più adesso che quando giocavo, ecco, mettiamola così. ecco. Quindi No, dicevo. faccio molto sport, cerco di... E quello è bello, e quello è bello. quindi va bene. E quello va bene così. Allora, dunque, con Angelo Di Livio io faccio una tu per tu con l'inserimento ovviamente dell'avvocato che se vuole chiedere qualcosa. Allora, avvocato, la promessa è d'obbligo, lo dobbiamo tenere il meno possibile. Quindi allora facciamo proprio delle domande mirate e se ne parla più. Allora, Angelo, adesso ci sarebbero da dire tante cose, caro Angelo Di Livio, non sul campionato, su tutto quanto, però una cosa su tutte va detta. Ma cosa sta succedendo? Ogni domenica non si può stare in pace perché succede sempre qualche cosa di particolarmente eclatante. Allora, questo VAR, che dovrebbe essere uno strumento di aiuto, di sostegno per l'arbitro, per il direttore di gara, in realtà spesso e volentieri è motivo di grossa diatriba. Allora, qual è il problema? Non lo sanno usare, gli arbitri non si abbassano a dover dire sì ad abdicare a uno strumento elettronico. Qual è in sostanza la situazione? Perché da quando c'è il VAR sono successe delle cose e ne stanno accadendo di cose allucinanti. L'ultima, quella dell'Inter, poi quella del gol non dato alla Juve. Insomma, ogni volta è un problema. Io mi sento male ogni volta che c'è una partita. Allora, diciamo così, credo che tu non avrai mai seguito così un po' le mie interviste, anche perché per il lavoro che fai ti rimane anche difficile. Io sono un po' contro il VAR, io sono un po' contro il VAR, però dal momento che c'è bisogna saperlo utilizzare. Secondo me non lo sanno utilizzare e in più io ci metto un po' di incompetenza perché se ci metti un ex calciatore là dentro, dopo 10 secondi ha rivisto l'episodio
te lo sa già indirizzare. Io credo questo. La cosa che più mi sorprende è che oggi io sento un personaggio come Marotta che veramente stimo molto perché per me è stata una grandissima perdita. Andare via dalla Juve per me è una grandissima perdita, però a parte questo, vabbè, oggi loro parlano, oggi gli interisti parlano di errore umano. No, Appunto. non è errore, ma ieri Marotta ha rilasciato questa dichiarazione un po' a me sorprendente, È sinceramente. grave, eh? È grave, È Angelo. no, non è errore umano, caro direttore, caro Marotta, no? Perché l'errore umano. Se non lo rivedi, ma se lo rivedi non può essere un errore umano. Premesso questo, ragazzi, io non lo so, non so se ci sarà una via d'uscita, ma ogni partita ci sono dei fatti, secondo me, gravissimi. Oggi forse agli interisti va bene tutto perché con loro chiudono veramente non un occhio, ma due occhi. A sentire queste parole No, no, ma io non è che le, sono Marco, perfettamente non è d'accordo. che lo Sono dico perché perfettamente. adesso sono in collegamento con voi, ma io lo dico Sì, sempre. chiaramente. In Rai ieri, per esempio, con un ex arbitro, non faccio neanche il nome, mi sono scontrato perché per lui diceva diversamente, io naturalmente opposto alle sue idee, però non va bene così, così non va bene, bisogna, se lo vogliamo il VAR bisogna saperlo usare, se Ecco, no ma togliamolo. secondo te, Angelo, questo andazzo che si è creato, che non è affatto bello, che non è affatto bello, beh, possiamo definire già codesto campionato in parte falsato, perché lo è, obiettivamente lo Allora, è. ti dico, visto che poi ho anche molti amici juventini, qualcuno è anche un tuo collega, mi diceva qualche giorno fa che l'Inter in 14 partite ha avuto 10 episodi a favore. Sono tanti, ragazzi, se ci Sono pensate, però tanti, sì. Certo. adesso per loro va tutto bene. Io leggo delle dichiarazioni di qualche ex interista, anche mio amico, che adesso non scrive più. Adesso, prima scriveva, quando c'era un minimo episodio a favore della Juve, scriveva o metteva dei post, io non sono social, però li vedevo su YouTube, adesso non ci sono più messaggi e non ci sono più immagini. Comunque, non lo so. È chiaro e evidente che pure secondo me se questo campionato viene indirizzato così, non c'è speranza, Marco, non c'è speranza. Quello che mi piace raccontare dell'attualità, che comunque sto vedendo una Juve che ha ritrovato il carattere, che ha ritrovato la difesa. Ahimè, deve migliorare un po', sicuramente un po' sul gioco. Mi piace sperare e pensare che comunque qualche acquisto lo potrà fare. Non lo so, si parla di giocatori. Ecco, di questo mi piace raccontarlo. Ecco, comunque, le basi la Juve le sta rimettendo sicuramente. Allora, voltiamo un attimo pagina e come hai iniziato giustamente a dire tu, parliamo un attimo di Juve, di Sì, calcio, Marco, di perché sennò non uscia col VAR no, non se ne non esce, usciamo fuori, non non usciamo se ne fuori. esce assolutamente più, hai perfettamente ragione. Prima di far intervenire l'avvocato Isidoro Niola, una cosa ti volevo dire. Visto e considerato che oltre le tante cose io ho una guerra aperta con tutti gli juventini, te lo dico, io non è che mi arrabbio con l'interista, il napoletano, l'atalantino, io mi arrabbio con lo juventino che purtroppo, lo dico pubblicamente, lo ripeto, conoscenza calcio è pari a zero. Non sanno, non riescono a mettere due concetti insieme se non si finisce con il solito discorso Allegri out. Allora io vorrei far capire a questi Allegri out che la capacità di Allegri è stata quella in un momento così difficile come quello dello scorso anno, dove noi siamo stati tempestati, dico tempestati, dai più 15, meno 15, meno 14, poi le plusvalenze, poi gli stipendi, poi le denunce. Solo un uomo come Allegri, che è un gestore, non è un costruttore, ripetiamolo, è un grande gestore,
è riuscito a tenere su una squadra. È stato criticato perché non inseriva giovani. Beh, Allegri ha il record di giovani inseriti. Ecco, a questo punto, quanto merito diamo a questo Cristiano che è riuscito a rivalutare una società che era praticamente lo sbando lo scorso anno, e lo sappiamo bene per tanti e tanti motivi? Ecco, che giudizio dai tu a Massimiliano? No, io chi fa sport, non solo chi fa calcio, e capita in queste situazioni, io ci sono passato a Firenze, quando ero a Firenze, quando siamo falliti, e vi dico che è difficile gestire, ricompattare una squadra, cercare di andare avanti, stimolare, perché prima fai, ti tolgono i punti, poi te li rimettono, poi te li ritolgono. Io aggiungo altri due episodi, Fagioli e Pogba, e non è stato semplice, Marco, non è stato semplice, perché io comunque la speranza di rivedere al 40, al 50% Pogba ce l'avevo nella testa, con la speranza anche del 70, all'80%. Fagioli no, perché Fagioli a me piaceva da morire, però sono due giocatori in meno che non hanno allenatore. Allora, premesso questo, io prima ti ho detto, a me piacerebbe vedere la Juve giocare un po' meglio rispetto a quello che sta facendo, sinceramente, e te lo riconfermo. Però Allegri per me sta facendo un super, super lavoro sotto tutti i punti di vista. Ecco, meno male che lo stai dicendo, meno male, signori anti-juventini. No, vabbè, non è che se lo dico io, gli altri mi devono... No, ma è la verità. Angelo, è la verità, poi detto da Di Livio, che è un addetto ai lavori, quindi il che è tutto dire. Allora, ti lascio un paio di domande, poi liberiamo il nostro Angelo Di Livio, come promessa, un paio di domande dell'avvocato Isidoro Niola. Prego, Isidoro. Allora, più che una domanda, la prima è un messaggio che io porto a Di Livio da parte di un nostro amico e un amico della nostra redazione, Tullio Frigeni, il quale mi ha raccomandato di ringraziare Angelo Di Livio a vita per l'impresa di Roma del maggio 96, ma soprattutto per l'esultanza di Di Livio alla fine dei calci di rigore con la medaglia d'oro al collo. Ma ballava, ballava. Tullio Frigeni mi ha raccomandato proprio di questo, cioè di ringraziarlo a vita, perché mi ha detto lo ha fatto godere, lui che è un grande tifoso della vita. Lo sapete, intanto Isidoro, mi sono permesso prima di darti del tu, se me lo concedi, ok. Allora, quando ho rivisto quelle immagini, perché poi io ballavo, non so, ero fuori di testa, io ho detto, ma sono io quello, per far capire l'importanza di quella coppa, era talmente bella, era talmente luccicante. Poi, ragazzi, io sono nato a Roma, alzare una coppa a Roma è per romano. Per un romano c'ha un valore, è vero che è lo stesso, però c'ha un pizzichino, un valore diverso. E in mutande, cioè, capito? Ragazzi, è così. Dovevamo o vita o morte, quella sera o vita o morte, vita, lunga vita. Purtroppo Angelo, poi io personalmente ho anche un grande ricordo di te. Perché stavo al delle Alpi di Torino il primo marzo del 97, Juventus-Vicenza, Angelo Di Livio fa un gol straordinario, un pallonetto, fa una palombella tipo pallanuoto al portiere del Vicenza e ci fa vincere la partita per 1-0. Io ero al delle Alpi, ricordo alla perfezione il gol che fece. Ed era un sabato primo marzo del 97, era il sabato prima del quarto di finale con il Rosenborg in Coppa dei Campioni, quindi è un mio ricordo personale importante. La domanda che volevo fare a Di Livio è questa: allora, lui arrivò alla Juve nell'ottobre del 93, se ricordo bene, campionato 93-94, era l'ultimo anno di Trapattoni alla Juve. Ora, se questa Juve attuale
può nelle grandi linee, insomma, somigliare a quella Juve che poi l'anno dopo vinse il campionato con Marcello Lippi alla guida della Juve. Bello, mi piace questa domanda. Ti dico come sensazione, secondo me sì. È chiaro che secondo me qualcosa va rivisto. Ecco perché prima ho detto c'erano campioni prima, c'erano sì, campioni. No, però il primo anno ha ragione Isidoro, il primo anno sì. C'era Baggio, c'era Vialli e c'era tutta gente un po' così, un po' diciamo sconosciuta o poco conosciuta. E ecco perché prima io dicevo mi fa Angelo piacere... scusami se ti interrompo. Quella Juve, allora quando tu sei arrivato in quella Juve, io la definisco la Juve dell'anno di preparazione per lo scudetto dell'anno dopo, perché quella Juventus, diciamo, almeno lo zoccolo duro di quella Juve, poi ha vinto il campionato l'anno dopo, chiaramente con Lippi in panchina, però, attenzione. Sì, è vero, diciamo è stata una preparazione, anche se poi comunque la sensazione si capiva che a fine anno poteva andare via il Trap e c'era un ricambio, sono arrivati comunque dirigenti, allenatori nuovi. A me la sensazione, anche il primo anno ha dato la sensazione di entrare a far parte di una famiglia che aveva tanta voglia di tornare a vincere. Se non sbaglio erano 8 anni che la Juve non vinceva lo scudetto e da lì siamo partiti. Comunque mi auguro che anche qui adesso nel mercato di gennaio la Juve possa fare qualche operazione. Secondo me ce n'è bisogno, non bisogna far scappare assolutamente l'Inter, perché già l'Inter bisogna riconoscere è una grande squadra. Allora guarda Angelo, io ho giocato a calcio non come te in situazioni minori negli allievi della Lazio, ho passato molti anni, mi sono un pochino abituato a capire quali possono essere gli umori di una squadra o di un'altra. La Lazio ha sempre un certo down che un pochino fa parte del DNA di Inzaghi, verso primavera l'ho dimostrato anche nei 5 anni di Lazio, tende a scendere. L'importante è che la Juve rimanga lì, come hai detto tu adesso, rimanga lì, approfitti degli errori altrui. Questa è la cosa importante. Intanto salutiamo Gigino Panariello, sempre da Napoli, questa sera il contingente campano è ampio, allora, che fa parte di un grande Juventus. Ciao, buonasera. Buonasera Gigino, buonasera. Ciao soldatino, io ti ho chiamato sempre soldatino. Ciao Angelo, piacere. Un saluto dal Club Cercola, Angela. Un saluto dal Club Cercola. Okay, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti. E questo ci tenevamo a dirlo. Volevo sapere se tu conoscevi questo bel ragazzo che adesso ti faccio vedere. Ecco, che questo ragazzo qua, lo conosci? Chi è? Sì, lo conosco, è mio figlio. Lorenzo che gioca nel Latina a calcio in Lega Pro. Intanto ti faccio i complimenti perché è un bellissimo ragazzo, sembra un attore americano. Comunque vabbè, insomma, ok. È mio figlio Marco, grazie. Che ruolo gioca questo attore americano? In che ruolo gioca? Adesso ha iniziato a fare l'esterno alto e poi il trequartista, adesso fa il centrocampista. Diciamo che somiglia un po' come caratteristiche a Barella. Mi piacerebbe paragonarlo. Però. Con le dovute proporzioni, sì, naturalmente. Certo. Mi piacerebbe paragonarlo a uno juventino, ma secondo me le caratteristiche che ha lui non c'è nella Juve. È un bel ragazzo. Speranza. Comunque c'è, a parte, bel ragazzo, deve fare carriera Marco, che bel ragazzo, deve cercare di fare carriera. Non deve fare modello, deve fare calciatore. Se no faceva il fotomodello, capisci? Va bene, senti un po', prima dell'ultima domanda che te la fa Gigino Panariello che è entrato, senti, ma parliamoci chiaro, ma questo Ildiz, ma quanto è forte? Cioè, me lo devi dire tu, Angelo. Guardate ragazzi, la Juve, mi avvicino, ancora una volta ha capito prima degli altri
prima degli altri. Fare la seconda squadra, la 23, permette a molti giovani ragazzi di accelerare i tempi, perché i campionati primavera sono bugiardi. Ci vogliono 3-4 anni prima che comunque arrivi a un certo livello, e la Juve è stata bravissima. Tutti questi giovani, anche il ragazzo che è stato prestato alla Roma, ragazzi, hanno un'altra marcia. È fortissimo, Yıldız è fortissimo. Somiglia a Del Piero? Magari. Ancora su qualche giocata, forse. No, ti ho anticipato, Marco, perché pensavo che mi chiedessi questo. Su qualche gol forse qualcosina, però andiamoci piano, naturalmente. Quindi complimenti alla Juve. Mi auguro che veramente tutte le squadre di Serie A possono fare questo passo, perché poi aiuterebbe anche il calcio italiano sotto questo aspetto. Gigino, una domanda proprio al volo, perché lo dobbiamo liberare, Angelo, che deve andare via. Volevi fare una domanda al volo, veloce? Dai. Allora, Angelo, gli volevo chiedere due cose velocissime. Quanto tempo ci ha impiegato per dire sì alla Juve? E chi è per lui il giocatore più forte con cui ha giocato? La Juve, tu pensa che io giocavo a Padova in quel periodo, e quella mattina ero in spiaggia a Jesolo, perché era ancora estate, e mi chiamò Boniperti. Ma me può chiamare a me Boniperti, porca miseria. Feci una figura di M, cioè, nel senso che mi dovette chiamare il povero Piero Aggradi, e mi disse: guarda che ti sta chiamando Boniperti. Io ho detto: no ragazzi miei, no. Vabbè, solo io potevo fare una figura così. Comunque, a parte questo, ci ho messo? Già stavo lì quando mi hanno chiamato, stavo già lì nei paraggi. Ecco, appunto, lo vedi che stavo lì vicino. No, è favoloso. Allora, guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, perché poi ce ne sono stati tanti. Baggio, Vialli, che l'altro giorno c'è stata la ricorrenza di un anno dalla sua scomparsa. Però io mi prendo ancora Del Piero, perché con Del Piero, io Del Piero l'ho visto proprio crescere a Padova, lo vedevo proprio piccolo, bambino, vederlo crescere così, vederlo arrivare dove è arrivato, quello che abbiamo fatto insieme, le partite che mi ha fatto vincere, che ci ha fatto vincere, mi prendo Del Piero, assolutamente, non ce n'è per nessuno, anche se poi come faccio a dimenticare Zinedine Zidane, ragazzi? Come si fa a dimenticare? Ma te ne posso dire tantissimi, però se te ne devo dire uno, ti dico Del Piero. Ma anche il cuore di Ravanelli, che ci metteva l'anima. Ah, vabbè, Fabrizio, ma perché Padovano, Jugovic, sì, ragazzi, io sì. E quella era una squadra d'assassini. Io li chiamavo assassini. Noi eravamo degli assassini proprio. Cioè, chi ci provocava con noi, se la vedeva male, perché poi siamo andati a Milano una sera 6-1, ragazzi, 6-1. Con Baresi, sì, me lo ricordo, con, sì. c'erano tutti, ci chiedevano: fermatevi, per favore, fermatevi, basta, non ce ne fate più. Noi ancora sotto lì, che poi qualche giorno dopo andammo in Olanda, allora, con l'Ajax. Direttore, scusa se ti interrompo. Allora, io credo che la partita più bella tatticamente fatta da Angelo Di Livio sia stata proprio quella di Amsterdam nella semifinale di andata di Coppa dei Campioni, quando la Juventus vinse 2-1 con gol di Vieri e Amoruso, ma Di Livio fece una partita tatticamente esemplare, come tutta la squadra. E il nostro rammarico, purtroppo, è che noi dovevamo vincere quantomeno 3 Coppe dei Campioni, ne abbiamo vinte soltanto una, purtroppo. Isidoro ne mancava una, io mi accontentavo di un'altra. Isidoro, almeno del mio periodo, io me ne accontentavo di un'altra. No, guarda, ce l'ho, ce,
ce l'ho qua dietro. Ma quella era la squadra, dietro. Secondo me, quella Juventus in quegli anni era la squadra più forte del mondo. Non ci sono dubbi e non c'erano avversari. Purtroppo noi abbiamo 3 Coppe dei Campioni in meno, secondo me, secondo la mia modesta opinione. Poi purtroppo allora, è andata così. No, allora vabbè, dunque io chiedo una promessa ad Angelo a maggio, ti do appuntamento a maggio, se gentilmente ci fai l'onore di ancora di 10 minuti con te. A maggio. Marco, che l'onore, è un piacere mio, Marco, tranquillo. Grazie. Tu sai come devi dopo fare. Vedete Angelo com'è quando mi dice così a me, non lo so. Grazie Marco, tranquillo. Mi si apre il cuore quando Angelo mi dice così. Mi ha fatto piacere parlare con voi e magari potremmo festeggiare qualcosa, però non lo diciamo perché comunque non lo diciamo. Porta male. Allora, un abbraccio Isidoro, un abbraccio Gigino, Marco, a te e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Angelo, ciao. Ti dico una cosa, prima che vai via, ti faccio vedere questo. C'è un noto falegname a Napoli. Torricelli? No, non è Torricelli. Allora c'è un noto falegname a Napoli che praticamente sta preparando questa, ecco qua, questa è una specie di ghigliottina, l'impiccagione. Perché questo? Perché siamo gli unici, io e l'avvocato Isidoro Niola, ad aver scommesso che la Juventus quest'anno vincerà il campionato. Nel caso non ci dovesse riuscire, noi saremmo impiccati, io e l'avvocato, a Piazza San Carlo, al pubblico ludibrio. Ok, questo è, io non voglio assistere, cioè, fate voi, questo è un discorso che a me non interessa, ragazzi. Angelo, ti voglio grazie. Un bene dell'anima. Grazie, ciao, un abbraccio grazie, forte. Grazie a tutti. Ciao.